Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. A Voice Over, settima edizione del premio Tonino Accolla, Alex Polidori su voci.fm. Benvenuto. Ciao, ciao a tutti, come va? Tutto bene? Bene, tutto bene, fa freddo direi. Beh, freschetto, devo dire, forse vado a prendere il giacchetto. Allora, Alex, una carriera, beh, formidabile, insomma, basta citare, diciamo, Tom Holland, Spider-Man, Timothée Chalamet, che cos'altro? Sì, diciamo, tante altre cose, ho avuto la fortuna di iniziare da piccolo, quindi di cose ne ho fatte parecchie, ma non sono mai abbastanza, bisogna sempre continuare a lavorare e cercare di migliorarsi per fare cose sempre più belle, quindi sono contento, soddisfatto già di quello che ho fatto, però... bisogna continuare così. Ecco, ci incuriosisce molto, come si comincia? Come si comincia per poi diventare Alex Polidori? Nel mio caso è stata una serie di coincidenze, fortune, saper cogliere le occasioni anche senza volerlo, perché ero un bambino, ero piccolissimo e per me era un gioco questo, quindi mi sono ritrovato per caso nelle sale di doppiaggio seguendo le orme un po' di mio fratello Gabriele Patriarca, che è un altro bravissimo doppiatore, la voce di Neville Paciok di Harry Potter, per dirne uno dei tanti, e quindi mi ritrovavo in passeggino con mia mamma che accompagnava mio fratello che era piccolo, insomma, nelle sale di doppiaggio, e sono cresciuto tra set, studi televisivi, perché lui faceva tante cose, e ho seguito le sue orme un po' in tutto, quindi ho avuto questa fortuna. Però chiaramente poi le prime volte che ho provato per gioco qualcuno ha notato che magari c'era del potenziale, che non mi intimidivo davanti al microfono, ecco, diciamo così, quindi ero molto spigliato, non avevo paura di nulla, quindi per me era un gioco. Ho cominciato giocando, poi piano piano mi sono reso conto che era un mestiere, che bisognava tenerselo stretto, bisognava studiare, cercare di migliorarsi sempre di più, e quindi arriviamo adesso che ho quasi 27 anni e faccio questo mestiere da 22. Fantastico. Senti, il tuo doppiaggio più complicato o anche quello che ricordi invece con maggior divertimento, con maggior piacere? Allora, il più complicato, ce ne sono vari. Recentemente, per dire qualcosa di più recente, più, insomma, più famoso, sicuramente doppiare Timothée Chalamet in Dune, o Dune che dir si voglia, perché so che è conosciuto anche come Dune, non è stato per niente facile, nel senso che comunque è un personaggio molto introspettivo. Io sono abituato a fare sempre molto, abituato magari anche con personaggi più vivaci, tipo Spider-Man. Tipo quindi, supereroi. Esatto, quindi cercare di togliere, di non far uscire tutto quello che c'è dentro, ma farlo sentire quello che c'è dentro, è stato molto complicato. E Timothée Chalamet anche nei panni di Gatsby nel film Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen è stato molto complicato, perché lì c'è un'ironia molto sottile, molto particolare, che non è facilissima per noi né da comprendere a volte né da interpretare, quindi mi ha messo a dura prova, diciamo, spesso Timothée Chalamet. Anche in Chiamami col tuo nome. Anche in Chiamami col tuo nome, assolutamente. È stato sempre ruoli molto intensi, molto difficili, proprio perché non c'è questo essere estroversi, no? Che è più facile esprimere qualcosa di più nitido. C'è molto mistero, molto dissidio interiore, quindi non è per niente facile. Lui fa spesso personaggi di questo tipo e mi piace molto farlo. Poi i personaggi che ti mettono più alla prova sono anche quelli che alla fine ti danno più soddisfazione, no? Sicuramente... poi quello più divertente sicuramente è Spider-Man, perché ti permette di divertirti, di essere eroico, ma anche di essere diciamo simpatico, dinamico, vivace. Alex, perché non è detto, no, che basta cambiare il tono di voce, l'importante è saper trasmettere delle emozioni, no, per essere un ottimo doppiatore. Sì, assolutamente, diciamo che poi molte persone che non conoscono bene questo mondo magari pensano che sia tutto un fatto vocale, no? Quindi avere una bella voce o comunque saperla modulare bene, sapere fare tonalità più alte, più basse. In realtà la cosa che conta maggiormente è la recitazione, saper trasmettere quelle emozioni che l'attore originale ha provato a trasmettere in un'altra lingua, quindi la difficoltà è proprio quella, cercare di traslare non solo le parole ma anche mantenere quell'emozione, ma anche pensare che la stiamo rendendo... trasmettendo a un pubblico di un altro paese, no? Un pubblico italiano, quindi è un lavoro molto complicato, molto specifico, e lo amo proprio per questo, perché è particolarissimo. E sì, la recitazione è la prima cosa, quindi a tutti quelli che magari anche vogliono iniziare consiglio sempre di approcciarsi prima alla recitazione, o comunque cercare di pensare sempre che la voce non è la cosa più importante. Ci sono tanti doppiatori che non hanno la bella voce, hanno una voce magari particolare che serve per determinati ruoli, no? Per esempio, poi se uno è più versatile,
chiaramente è un punto a favore, però bisogna saper recitare, bisogna avere una dizione pulita, quindi ci sono tanti requisiti che bisogna avere. Tu la tua voce la usi anche per cantare? Sì, mi piace molto. Molte volte queste due passioni si incontrano, perché mi capita anche di fare il doppiaggio cantato, quindi di fare le parti cantate dei personaggi che doppio. Quindi è bellissimo quando si incontrano le due cose, per me è emozionante, perché sono veramente le mie due uniche più grandi passioni, oltre magari al calcio, alla Roma, perché sono molto tifoso. Dai Roma. Però sì, parallelamente al doppiaggio comunque ho intrapreso una carriera da cantautore, quindi scrivo le mie canzoni, cerco di farle conoscere al pubblico, insomma sono un emergente, ecco, però spero di arrivare su palchi sempre più importanti e vediamo che succede. Comunque è una passione, lo faccio per passione, però chiaramente mi piacerebbe far sentire le mie canzoni a tantissime persone. Certo. Allora, se ci puoi anticipare, magari rivelare un tuo prossimo doppiaggio, e magari se ci puoi anche dire se per caso c'è un disco in arrivo, un EP. Allora, per quanto riguarda la musica, no, per ora ci saranno vari singoli e poi vedremo, forse c'è in cantiere un EP, però non subito. E per quanto riguarda il doppiaggio, in realtà al giorno d'oggi purtroppo non si può dire quasi nulla. L'unica cosa che posso dire, perché è stata annunciata, quindi si può dire, è che uscirà presto, a settembre, la versione estesa di Spider-Man No Way Home, con delle scene aggiunte, e quindi ci sarà da divertirsi, insomma, posso dire giusto questo. Ci sono state delle scene nuove, quindi sono contento, perché potremo rivedere Spider-Man al cinema anche con qualcosa in più. Siamo contenti anche noi. Per chiudere, allora, noi siamo Voci.fm al premio a Colla con il nostro sponsor che è Voxil Voce Gola, integratore a base di erisimo che aiuta chi lavora con la voce. Io lo uso a volte, okay. Sì, quando sto un po' giù di voce è importante, le caramelline, insomma, okay. Utilissime. E quindi oltre a questo fai delle attività particolari per curare la tua voce? Ci stai particolarmente attento oppure no? In teoria bisognerebbe starci molto più attenti di quello che credo tutti facciamo. Bisognerebbe scaldare bene la voce prima di iniziare i turni di doppiaggio, cercare di non gridare, di non affaticarsi, anche a livello di alimentazione può essere importante, no? Non evitare cose acide, perché poi molti doppiatori, usando tanto il diaframma, stimolano molto alcuni movimenti gastrici, per cui soffriamo quasi tutti di reflusso, e quindi bisogna curare anche l'alimentazione molte volte, perché il reflusso brucia le corde vocali, quindi è veramente il nostro strumento, quindi va curato, e non sempre ci si riesce perché i ritmi sono sempre un po' frenetici, però ci si prova, insomma. Grazie ad Alex Polidori. Grazie a tutti, ciao Voci FM. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm da 10 anni. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it